Vi racconto la bellezza, oggi parliamo di comicità e lo facciamo con un comico straordinario, con un artista straordinario che è Francesco Paolo Antoni, qui all'Hotel Costa Brada di Gallipoli in vacanza. Bella la vacanza, Francesco, qui? È bella la vacanza qui, è bella perché c'è tutto, c'è l'ospitalità, c'è la comodità, c'è la carineria dello staff, che è veramente lodevole. Ecco, per un ragazzo della Napoli, diciamo così, dei quartieri spagnoli, popolare, qual è, diciamo così, un ragazzo che si sente un artista, qual è la via d'uscita che subito identificasti tu iscrivendoti alla scuola di teatro? Ma è quello più che una via d'uscita, è la ambizione di realizzare il sogno di bambino, insomma. Non l'ho vista come una via d'uscita, ma come la possibilità di realizzare questa fantasia che avevo da bambino, che era quella di diventare attore. Per cui a 19 anni, dopo la scuola, mi sono iscritto all'Accademia d'Arte Drammatica e per cercare di, e ci sono riuscito, per cui credo di essere uno dei pochi privilegiati che realizza i propri sogni. Certo, certo. Ecco, tu hai già da giovane hai lavorato con Salemme, con Covatta, con Iacchietti e poi la grande televisione, no? Indietro tutta con Arbore, quando iniziasti nel ruolo, sì, di Cupido, lo ricordiamo tutti, indelebile quel programma, Mai dire gol, quelli che è il calcio, L'ottavo nano. Dove ti sei divertito di più, Francesco? Ovunque, devo dire, io mi diverto sempre, cioè questa grande fortuna e abilità di divertirmi sempre ovunque e con chiunque, per cui insomma, da indietro tutta, sentite, questa è una preparazione di uno spettacolo di stasera che non è mio, di un mio collega napoletano che cercherò di dire, per cui no, mi diverto ovunque e con chiunque. Certo, poi il cinema, anche lì con grandi registi, no? Virzì, La Comencini, Guzzanti, teatro, cinema, televisione, quale preferisci, Francesco? Credo che un attore debba avere l'obbligo di divertirsi e di fare bene tutte le forme d'arte che ti consente di operare quando sei un attore, per cui il cinema, il teatro, la televisione, la radio. Io ho fatto anche la radio. Come no? Hai fatto radio con Kiss Kiss. È bravo, esatto, sì. Il programma che vinse all'epoca il Telegap, assolutamente, il miglior varietà radiofonico dell'anno, e forse il teatro è quello nel quale io mi trovo più a mio agio, cerco di sovrapporre la voce a quella dei tecnici, però veramente io adoro fare qualsiasi cosa che mi permette di fare questo mestiere. Poi Tale e Quale Show, mitica la tua rappresentazione dei Righeira, e Che Tempo Che Fa, anche lì divertimento tout court, molto, vero? Molto, molto, è tutto giocato sull'improvvisazione, come anche in Stasera Tutto è Possibile con De Martino, Biagio Rizzo, ci divertiamo tantissimo proprio perché peschiamo nella commedia dell'arte, e per un attore operare nella commedia dell'arte è il massimo, è il massimo. Vedi, è un tuo collega napoletano, come sentiamo in sottofondo. Sono allergica ai colleghi napoletani. Allora, teatro, per concludere, che fine ha fatto il mio io? Che fine ha fatto il tuo io, Francesco? Sono alla ricerca del mio io, appena lo trovo, sputa faccia. E poi, uomo e galantuomo. Tu sei uomo o galantuomo? Cerco di essere uomo quanto più è possibile. Galantuomo lo si dovrebbe essere sempre e comunque. E poi, che coppia noi tre? Sì. Sul matrimonio? Su cosa è? Sì, è una sorta di matrimonio. L'avevo capito. Con Stefano De Martino e Biagio Izzo, ci divertiamo sempre, sempre, sempre. Stiamo facendo anche questa seratina ancora.
con questo trio. Certo. E insomma, ma noi lo facciamo veramente perché ci divertiamo tanto, soprattutto per quello. Certo, ti abbiamo apprezzato molto anche recentissimamente in Otello o io. Sì, è una mia commedia sì. che ho portato in giro con una mia compagnia ed è stata una grande soddisfazione perché lì ho recitato, ho scritto e ho diretto, per cui è veramente certo. è andata benissimo, ne sono particolarmente orgoglioso. Una curiosità proprio per concludere, noi eravamo tifosi di una tua performance, quella del nonno virtuale, come faceva il nonno virtuale? Attendere prego, capisci l'internet tu, no? E allora che parla? Ma quando internet non era ancora di moda e lui aveva anticipato un po' i tic e quelle particolarità che poi sarebbero arrivate in un secondo momento. Poi internet è diventato quello che è, il nome è sparito perché da pioniere che era è diventato poi superato. Allora Francesco, salutiamo il pubblico salentino qui al Costa Brada di Gallipoli con un nuovo sodo? Qua a Costa Brada fanno delle uova sode, che è la cosa più bella dell'albergo. Cotte a puntino poi, vero? Bianche, cotte a puntino, una meraviglia. Venite, non fosse altro per l'uovo sodo. Francesco, grazie, un saluto, ciao, 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 ciao. Francesco Paolantoni, grazie. Ciao.